La chiaroveggenza e la chiarulienza costituiscono le prime condizioni per entrare coscientemente in contatto con un essere per mezzo della magia evocatoria. Il mago deve indurre, grazie alla propria autorità magica, il timore e l'obbedienza negli esseri invocati, altrimenti nessuno di loro, positivo o negativo, lo rispetterà. Un'evocazione non richiede solamente un mentale e uno psichismo puri, ma anche un corpo conforme. Se è impossibile bagnarsi o lavarsi, si puliranno almeno le mani. Sto andando in cantina, mi raccomando, non mi disturbare. Fate in modo di non venire disturbati durante questa cerimonia. Quando si prepara un luogo destinato alla materializzazione di un'entità, è prima necessario impregnare lo spazio circostante. Il mago ha l'obbligo di creare l'atmosfera propizia agli esseri che vuole evocare. Essenziale è l'attitudine dell'operatore verso la spada, che implica una fede indistruttibile nelle sue capacità di vincere su tutti i piani. Ciò conferirà allo strumento l'energia necessaria per scacciare o spaventare tutte le forze negative e tutti gli esseri malefici, ispirando a questi ultimi un costante rispetto. Un autentico cerchio magico simboleggia l'unione del macrocosmo col microcosmo, cioè l'uomo che ha raggiunto la perfezione. Thank you.
La bacchetta è il simbolo della volontà, del potere e della forza che consentono all'operatore di tenere sotto controllo la sfera energetica per il cui dominio ha creato e caricato questo strumento. Con la bacchetta nella destra, entrate nel cerchio e mettetevi al centro con la ferma idea che voi siete quel centro, che voi siete Dio, il sovrano di tutte le sfere. Uè, pezza merda! Quando vai in bagno, perché la tiro scarg? Ma perché fa così? Mamma mia!